La più grande manifestazione in segno di solidarietà verso gli ostaggi e le loro famiglie si è tenuta a Tel Aviv. Un corteo composto ha invaso la piazza del museo, dove da giorni è stato allestito un memoriale delle vittime, una piccola tendopoli per i familiari dei rapiti, la vicina piazza Habima con 240 letti, tanti quanti sono gli ostaggi. Adesso, lo slogan ripetuto dai manifestanti, adesso il governo deve far liberare le persone catturate da Hamas. Mia madre ha 84 anni e nelle mani di Hamas da 5 settimane. Non può sopravvivere in queste condizioni. Chiediamo al governo di fare un accordo con i terroristi, con questi mostri, per riportare i nostri familiari a casa. Manifestazioni anche a Cesarea, città che ospita una residenza del premier Netanyahu, dove i manifestanti hanno chiesto le sue dimissioni, così come hanno fatto i pacifisti davanti al Ministero della Difesa, chiedendo anche il cessate il fuoco a Gaza. Stamane a Tel Aviv è comparsa una installazione con una forca simbolica, destinata agli autori dei massacri. L'installazione, collocata da estremisti di destra, è stata fatta rimuovere dal sindaco.